zona del nostro magazzino, dove, dal quale distribuiamo viveri e beni di prima necessità alla popolazione. Questa è la struttura, questa è la parte di struttura che utilizzeremo nell'ambito della partnership col comune, con la nostra azione come hub, e da qua movimenteremo tutte le derrate di viveri che arriveranno. E su queste campate abbiamo tutto il secco, che sono appunto pasta, pelati, olio, scatolame vario, mentre invece abbiamo in un'altra zona, abbiamo una cella frigorifero di circa 100 metri quadri, all'interno della quale possiamo conservare invece quello che è tutto al fresco. Abbiamo una suddivisione, una separazione tra lo sporco e il pulito, nel senso che i mezzi non entrano dentro, perché in questi due hangar è soltanto alimentare, e questa attività viene svolta con un 30-40 persone, che sono le persone un po' che ruotano su questo polo. In questo periodo di emergenza, tendenzialmente tutti i giorni della settimana. Sono contenta di essere riuscita a venire qui, anche perché stiamo cercando di raccontare il grande sforzo che la città sta facendo per essere vicino a chi ha bisogno, a chi ne aveva prima e a chi comincia ad averne ora, proprio perché la crisi sta diventando faticosa anche per famiglie che prima non avevano tanti problemi. Stiamo cercando di utilizzare anche quelli che sono i fondi ministeriali, sia con i buoni in spesa che nel rafforzamento invece dell'attività degli hub. Oggi sono 7, quindi il cibo che viene stoccato qui in parte a Muggiò, dove il Banco Alimentare della Lombardia ha dato la possibilità appunto di afferire alle sue disponibilità, sono i due polmoni che alimentano i 7 hub. E stiamo lavorando per aprirne un ottavo e magari anche un nono, perché ovviamente più si è distribuiti sul territorio e maggiore è il numero di famiglie che si riescono a servire. Tante aziende cominciano anche a decidere di investire in questo tipo di attività, per cui siamo riusciti ad avere dei finanziamenti importanti questa settimana, che porteranno in questo magazzino anche una quantità di cibo acquistato proprio grazie a questi contributi. Sì, oggi il tema della distribuzione a domicilio è diventato fondamentale, anche un po' quella dell'integrazione nel lavoro di tanti soggetti. Quindi in questa struttura, dove appunto utilizziamo come polo logistico assistenziale, diamo una mano a tutta la provincia di Milano, e devo dire su questo, tutto questo è stato reso possibile dalla lungimiranza dell'amministrazione del Comune di Segrate, che ha scelto di allocare in questo momento a titolo provvisorio un bene che è confiscato alla criminalità organizzata, alla Croce Rossa, in questo momento a titolo di comitato, nell'ambito però di un progetto molto più ampio che ci vede come interessati ad avere tutta la struttura per poter ulteriormente espandere le nostre attività, anche alla luce delle collaborazioni sia con Comune che con Regione e anche con Comune Segrate, perché sullo stesso Comune Segrate stiamo intervenendo a favore di svariate centinaia di persone e di quelle che ormai devono essere definite nuove povertà, quindi sì. Tutta una serie di situazioni che sono emerse, che non erano immaginabili, a volte nemmeno tracciate.